un collega giornalista, Francesco Amodeo, ed in tu hai vissuto diversamente questo periodo di lockdown. Ecco, hai avuto Sì, modo anche di pensare di più. Vito, in 2 mesi ho scritto il libro 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, dove farò cadere maschere e mascherine. Vediamo alcune slide che tu ci hai Sì, portato e queste sono spiegamele. tratte dal libro nuovo. Eccolo qui. Allora, Vito, chi mi ha preceduto ha parlato delle conseguenze del coronavirus. Io nel mio libro, per il ruolo che mi impone di parlare invece di quelle che sono le cause, le possibili cause, questo che vediamo è un report redatto nel 2004, quindi pensate 2004, dal National Intelligence Council, ossia il centro strategico dell'intelligence statunitense, quindi dove si raggruppano e discutono tutte le intelligence degli Stati Uniti, tutti i membri dell'intelligence. Quindi non esiste una fonte più attendibile al mondo di questi documenti. Bene, loro facevano una previsione nel 2004 e dicevano che nel 2020, quindi la previsione, se vedete, era proprio fatta al 2020, quindi l'anno che stiamo vivendo oggi. Loro dicevano nel 2020 la globalizzazione sarà guidata dalla Cina contro gli interessi degli Stati Uniti. E si domandano come si potrà fermare questo processo. Sentiamo cosa scrivono, leggo testuali parole. Il processo di globalizzazione, per quanto potente, potrebbe essere sostanzialmente rallentato o addirittura bloccato. Ma dicono, in assenza di un conflitto globale, che riteniamo improbabile, un altro sviluppo su larga scala che crediamo possa fermare la globalizzazione sarebbe una pandemia scoppiata in Cina. Poi introducono, sempre nel testo, lo vediamo adesso sottolineato, introducono il tema delle armi batteriologiche e dicono che nei prossimi 10 o 20 anni c'è il rischio che i progressi della biotecnologia aumenteranno lo sviluppo offensivo di agenti di guerra biologica e consentiranno la creazione gli agenti biologici avanzati progettati per colpire sistemi specifici. In pratica, nel 2004, l'intelligence americana ci diceva che se un giorno la leadership americana dovesse essere minacciata, si può pensare di fermare questo processo con una pandemia o con l'utilizzo di armi biologiche. Bene, oggi ci troviamo perfettamente in questo scenario, perché pochi sanno che da alcuni mesi la questione del 5G ha trascinato il mondo in una nuova guerra fredda tra USA e Cina. Voglio chiarire soltanto una cosa, perché chi ci ascolta per la prima volta a causa della disinformazione mediatica penserà che quando parliamo di 5G parliamo dei telefonini che abbiamo in tasca. In realtà il 5G deciderà il futuro delle blockchain, il futuro dell'intelligenza artificiale, delle comunicazioni e il futuro della Ok. cybersecurity. In pratica, chi mette le mani sul 5G mette le mani sul futuro. Gli americani l'hanno capito e sanno anche di essere in difficoltà. Ed esistono organizzazioni americane che vogliono contestualmente risarcionare Trump e fermare la Cina. E guarda caso, per riuscirci, come scrivevano nei loro documenti, con una pandemia scoppiata in Bene. Cina. Bene. Che cosa è necessario fare perché si possa rinsavire da questa situazione che si è venuta a creare, Amodeo? Allora, Vito, io mi rendo conto che quando parliamo di scenari internazionali, la gente pensa che si stia parlando di qualcosa di troppo lontano, da loro. Ma noi oggi siamo tutti chiusi in casa per colpa di un pipistrello cinese, chiamiamolo così. Quindi è importante invece informare gli italiani su quelli che sono gli scenari internazionali che hanno potuto causare tutto quello che stiamo vivendo oggi. Se la regia riesce a mandare una foto, io vorrei farvi vedere cosa scrivevano in certi ambienti statunitensi. Ci tengo a chiarire che sono ambienti che sono ostili prima di tutto a Trump, quindi all'amministrazione attuale americana. Sono coloro che volevano risarcionare Trump e fermare la Cina. E se riusciamo a far vedere cosa scrivevano nei loro report, altrimenti ve lo leggo io, scrivono
che per rilanciare il dominio americano nel mondo ci sarebbe bisogno di un evento catastrofico e catalizzante, quello che loro definiscono una nuova Pearl Harbor. E la prima coincidenza che io cito nel mio libro è proprio il fatto che, neanche a farlo apposta, Trump in conferenza stampa ha definito la pandemia una nuova Pearl Harbor, nel senso si sta avverando quella che in certi ambienti militari e politici americani, parliamo di ambienti molto influenti, si sta assolutamente realizzando. Anzi, l'intervento della CUNI al CADI a pennello, perché io nel mio libro riporto un capitolo proprio sul Bill Gates e sugli incredibili conflitti di interesse che lo riguardano. Quindi dobbiamo spiegare agli italiani, lo vediamo in questa slide, che esiste uno scontro senza precedenti tra USA e Cina, e addirittura l'Europa, che in mezzo a questo scontro potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con gli americani qualora decidesse di accettare sulla questione del 5G le infrastrutture cinesi. Se noi non spieghiamo agli italiani che ci può essere un collegamento diretto, perché in documenti ufficiali, lo vedete questo documento che vediamo adesso, Made in China 2025, in questo documento i cinesi hanno ufficializzato che entro 5 anni supereranno gli Stati Uniti. Invece nei report degli Stati Uniti è scritto che per evitare che una superpotenza superi l'America si deve essere disposti a tutto, e scrivono anche ad usare armi biologiche che fino ad oggi sono stati strumenti del terrorismo, ma potrebbero diventare strumenti politicamente utili. Lo scrivono nero su bianco, e sono quelli che in questo momento vogliono far perdere le elezioni a Trump, facendogli scoppiare tra le mani l'economia americana, e vogliono fermare la Cina. Guarda caso, due cose che stanno ottenendo a causa del pipistrello venuto dalla Cina. Quindi apriamo gli occhi, informiamo gli italiani sempre con dati ufficiali, e rendiamoci conto che quello che stiamo vivendo oggi probabilmente è soltanto frutto di uno scontro geopolitico e di organizzazioni terroristiche, se le vogliamo chiamare così, che stanno portando avanti un'agenda che avevano già segnato, e in questa agenda si intrecciano poi gli interessi personali di filantropi come Bill Gates per la questione dei vaccini, o interessi finanziari. In 31 coincidenze sul coronavirus io riporto questi dati, sono ben 31 fatti documentati, e mi divertirò quando lo presenterò in pubblico e costringerò i più scettici a dover dire per 31 volte che si è trattata di una incredibile coincidenza. Io spero di riuscire ad aprire invece gli occhi agli italiani, perché quello che stiamo vivendo oggi può essere un attacco deliberato alle nostre libertà. Grazie. Dobbiamo spiegare agli italiani che ormai il momento della delega è finito, dobbiamo scendere in campo e riprenderci assolutamente le chiavi di casa, perché chi è stato messo adesso a portare avanti la task force governativa sono membri di spicco di organizzazioni che fanno gli interessi del grande capitale, delle grandi multinazionali, non fanno gli interessi dei popoli. Quindi facciamo attenzione, Conte andrà via, perché sicuramente andrà via, ma attenzione a chi verrà dopo, ed è qui che deve entrare in gioco il popolo. Noi, per fortuna, noi italiani, il movimento che presentai da te, ci siamo uniti col movimento Stop Europa, che su Facebook abbiamo raggiunto, grazie all'organizzatore Michele Farina, oltre 1.200.000 iscritti. Però, quindi credo che le distanze con i politici questa volta le decidiamo noi, perché loro porteranno avanti e noi stiamo per arrivare. Benissimo. Non hai la forza, non avete la forza di far cadere il governo. Attendere, prego, si dice. Abbiamo creato questo gruppo, ti ripeto, Stop Europa, siamo adesso oltre 1 milione, quindi tutto è far passare un attimo questo periodo, perché vogliamo fare delle azioni sul territorio, ma in piena sicurezza per i cittadini e per gli italiani che ci seguiranno. Quindi è soltanto una questione di tempo, ma nel pieno della legalità, come sempre, manderemo a casa questo governo, e staremo attenti a chi viene dopo, perché il dopo è importante, quindi creare l'alternativa, e soprattutto mettere gli italiani in sicurezza, perché in questo momento stiamo in pieno regime di shock economy, ossia l'arma da sempre utilizzata dai neoliberisti per portare avanti la propria agenda, cioè utilizzare lo stato di shock politico, sociale o sanitario di un paese
per mettere in essere delle misure altrimenti irrealizzabili, perché contro i cittadini italiani e a favore di poche organizzazioni. Quindi in questo momento, nel pieno della shock economy, noi dobbiamo salvaguardare gli italiani e fare in modo che non vengano prese misure vincolanti per gli italiani per sempre, come hanno fatto nel 92, perché nel 92 noi abbiamo firmato Maastricht e abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria quando erano gli anni delle grandi stragi, quindi shock sociale, l'anno di Tangentopoli, quindi shock politico, la riunione sul Britannia dove abbiamo svenduto tutte le aziende di Stato è avvenuta 7 giorni dopo la strage di Falcone, proprio perché gli italiani erano in uno stato di shock e loro ne approfittano per portare avanti la propria agenda. Nel 2011, in pieno shock economico, hanno commissariato l'Italia con Monti e gli hanno fatto firmare in fretta e furia il Fiscal Compact, il meccanismo europeo di stabilità, hanno introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione. Approfittano sempre dello stato di shock per portare avanti misure permanenti. Noi questa volta, con l'esperienza che abbiamo, questa cosa la dobbiamo impedire, perché porteranno avanti in poco tempo tutti i punti della loro agenda approfittando dello stato del paese, dello stato confusionale. Ora la cosa da fare è che dobbiamo preoccuparci tutti, con questi qui non andiamo da nessuna parte. Cosa ne pensa Amodeo? Assolutamente, sentivo prima le parole di Briatore, assolutamente condivisibili, anzi devo dire che Briatore ultimamente dice tutte cose giuste. La domanda però è: da dove le dice? Dove ha portato le sue aziende? Perché anche Colao racconta agli italiani che cosa fare, ma lo fa da Londra. Dovremmo cominciare a pretendere che chi vuole dare consigli agli italiani debba farlo in trincea con gli italiani, quindi combattendo fianco a fianco con gli italiani, perché Briatore risponderebbe: ma sai, in Italia con la burocrazia, con le tasse, io sono uno scrittore e i miei temi in Italia subiscono una censura asfissiante, ma non sono andato a pubblicare a Londra, sono rimasto in Italia per dimostrare agli italiani la censura che dobbiamo subire e per lottare con gli italiani per cambiare questo stato di cose. Allora io sento raccontare tante cose giuste, ma cominciamo a capire che chi vuole davvero stare dalla parte degli italiani torna in Italia e combatte con gli italiani. Certo.